Come ogni forma d'arte, anche la musica ha avuto e continua ad avere un'evoluzione che riflette la società contemporanea e che addirittura la influenza. Sulla base di questo assunto, il DJ ed esperto musicale Massimo Farese ha incontrato gli studenti dell'Accademia delle Belle Arti di Catanzaro per attraversare assieme a loro alcuni decenni del XIX secolo fino ad arrivare ai giorni nostri, legando attraverso esempi, aneddoti e chiarimenti tecnici i canti degli schiavi afroamericani alle più recenti espressioni musicali della cultura d'oltreoceano. Nella scuola di didattica dell'arte approfondiamo tutti i linguaggi dell'arte, quindi musica compresa. Nello specifico, questo incontro rientra nell'ambito di una disciplina che si chiama Metodologie didattiche dei linguaggi audiovisivi, per cui abbiamo pizzicato la nicchia della musica perché la musica appartiene a tutti, a prescindere se siamo musicisti, se conosciamo le note musicali. La capacità di ascoltare, così come la capacità di vedere, sono delle capacità innate, appartengono alla nostra finestra sensoriale, per cui noi non abbiamo necessariamente bisogno di codici. In questo caso stiamo sviscerando non solo la storia e le connessioni, poi arriveremo anche al concetto di plagio, però stiamo mettendo in evidenza quanto l'aspetto creativo sia fondamentale nell'ambito dell'arte, musica compresa, nello specifico come un genere musicale rispetto al successivo e il successivo ancora, abbia avuto un'influenza, come dire, impossibile da rimuovere, da cancellare. Un primo appuntamento, quello con Farese, voluto dal Dipartimento di Didattica dell'Arte coordinata dalla docente Alba Amelia La Saponara, quale approfondimento in metodologie e didattica dei linguaggi audiovisivi. Il mio intervento ho pensato di creare uno che potrei definirlo fil rouge, ma sarebbe sbagliato, vorrei chiamarlo fil black, perché siamo partiti proprio dal momento della schiavitù, dai primi canti di lavoro, dallo spiritual e dal gospel. Non si può parlare di blues se prima non si è parlato di jazz, non si può parlare di soul se prima non si è parlato di rhythm and blues. Fino ad arrivare alla musica moderna, fino ad arrivare all'hip hop, che è stato definito da tutti i giornalisti il genere musicale più diffuso nel mondo occidentale. Vedo una deriva un po', non dico volgare, però insomma stanno veicolando dei modelli di linguaggio e di comportamento anche in Europa, non solo in America, che approfittano del genere musicale anche per eseguire delle operazioni non proprio lecite. L'aspetto sociale, l'aspetto di sfogo, l'aspetto di rivalutazione di chi vive in fase di disagio era forse all'inizio. Però adesso si va perdendo ed è una lotta sociale. Il seminario con Farese è da inserire in un più ampio quadro di azioni formative promosse dall'Accademia nel contesto non solo didattico, ma anche rivolto alla costruzione di una conoscenza critica negli studenti, nella formazione di un bagaglio culturale di base propedeutico alla loro evoluzione personale, artistica e professionale. E ascoltare l'evoluzione come da un fermento ne siano nati tanti altri e che a prescindere l'epoca c'è un richiamo strettamente collegato a quello che sono stati i fenomeni sociali, i fenomeni razziali e fenomeni che hanno interessato quello che oggi in forma contemporanea ancora ci coinvolge per la risoluzione contro queste forme di violenza che magari vengono destinate essenzialmente al genere femminile e quindi sono aperture di coscienza che consentono ai nostri allievi di arricchire il proprio bagaglio culturale affinché il loro linguaggio intriso di valori culturali si possa esprimere con il loro gesto artistico.